E oggi, dopo molti anni di attesa, alla fine il suo desiderio di combattere su un ring fino alla morte si è finalmente avverato. Piccolo Emma, a quanto pare ho perso la scommessa. E ora dovrò pagare. Credo che Toguro non si sia nemmeno reso conto della sconfitta, ma io sono pronto a sdebitarmi. D'accordo, Sakio, però a me non interessa avere la tua vita. No, non è corretto. Lascia che io onori il mio impegno nel modo più consono alla mia immagine. Un giocatore d'azzardo come me deve pagare. Oh. Ehi, che diavolo sta succedendo? È meglio darcela a gambe. Aiuto! Sta crollando tutto! Scappiamo! Vedi qua! 15 minuti all'autodistruzione. 15 minuti all'autodistruzione. Tra poco l'intera arena esploderà e io scomparirò per sempre insieme ad essa. Ma come? Perché lo fai? Per onorare la scommessa che ho perso. Ehi! Dove vai? 13 minuti all'autodistruzione. 13 minuti all'autodistruzione. Che cosa facciamo? Dobbiamo scappare immediatamente! Keiko, tirati su, presto, o moriremo tutti! Scappate! Keiko! Voi andate a prendere le ragazze. Perché, piccolo Emma? Tu dove pensi di andare? Ci sono ancora delle cose di cui devo parlare con Saki. Mi raccomando. Forza, ragazzi, tagliamo la corda! Sì! Come va, Yusuke? Stai bene? Sì. Dobbiamo salutarci. Addio, Toguro. Da questa parte, presto! Questa sarà la fine per tutti! Faremo la fine dei topi! Presto, dobbiamo scappare, Kodo! È pericoloso restare qui! Cosa? Neanche per sogno! Non abbiamo ancora fatto la premiazione! Lo spettacolo deve continuare! Se restiamo qui moriremo, io non voglio morire. La cerimonia di premiazione è momentaneamente sospesa per motivi tecnici. Ce ne scusiamo con il gentile pubblico e lo ringraziamo per la partecipazione e dando gli appuntamenti per un periodo un po' più tranquillo. Scappiamo. Ma dove sei finito? Sta tranquillo. È mio desiderio sparire insieme a questo posto. È nel mio stile, non trovi? Ripensaci. Ci ho pensato molto e sono certo che anche Toguro sarebbe contento di sapere che il suo cadavere salterà in aria senza lasciar traccia. Questa è l'ultima missione che mi resta da compiere. Perché vuoi anticipare la morte? È strano che tu non capisca, piccolo Emma. Vedi, sono riuscito ad aprire una voragine, un enorme tunnel che collega il mondo dei demoni a quello degli uomini. Se riuscirò a mantenerlo aperto, in modo da poter passare attraverso i due mondi liberamente, sarà interessante assistere al caos che scoppierà al suo interno. Il mio ultimo desiderio è di sparire là dentro insieme a questo mio corpo, e ormai manca pochissimo all'ora stabilita. Solamente 7 minuti, mettetevi in salvo. Chizuru! Thank you.
Forza, andiamo via di qui. Grazie, mi hai salvato la vita, yay! 5 minuti all'autodistruzione. 5 minuti all'autodistruzione. Ehi, ragazzi, state bene? Yusuke, Keiko sta male. Cosa? È come se fosse in trance, se ne sta lì immobile, non dice una parola. Keiko, mi senti? Keiko, coraggio, tirati su, Keiko! Vuoi provare a reagire? Su, avanti! Coraggio! Cerchiamo di non fare troppe storie! Svegliati! Ti ho detto di svegliarti, non abbiamo tempo da perdere! Ti vuoi svegliare, sì o no? Mi hai fatto male, cretino! Che cosa succede? Che cosa... Ehi, Yusuke! 3 minuti all'autodistruzione! 3 minuti all'autodistruzione! Yukina, dov'è mia sorella? Non lo so, ci siamo distratte per un attimo ed è sparita! Mi dispiace, Kazuma! Non preoccuparti, è una che se la sa cavare! E adesso che c'è? Largo! Largo, fate passare! Largo! L'uscita è bloccata! Che facciamo? Cercherò di farla saltare! Yusuke, sei ancora troppo debole! Sentiamo, tu hai forse un'idea migliore! 1 minuto all'autodistruzione! È tutto inutile, non ce la faremo mai! È la fine, ragazzi! Accidenti! Urameshi! Ehi, guarda chi si rivede! Coraggio, venite da questa parte! Non credo che vogliate perdervi il prossimo torneo di arti marziali! Ehi, guardate che non lo stiamo certo facendo soltanto per farvi un favore! Avete dimenticato che ci dovete ancora la rivincita? Ok, poi ne riparliamo! Uchan, sono felice di vederti! Keiko, muoviti, crolla tutto! Sì! Piccolo Enma, mio signore, non mi abbandonate qui! Non preoccuparti, adesso ti tiro fuori. Grazie, mio signore, mi devo la vita, non so come avrei potuto fare senza di lei! Io non finirò mai di ringraziarla abbastanza! 30 secondi all'autodistruzione! Presto, vieni qui! Arrivo! 5, 4, 3, 2, 1...
Muovete presto! Siamo tutti salvi. Infatti, ci è andata bene. No! Che è successo? Perché gridi? Come vincitori del torneo, non avevate il diritto di esprimere un desiderio a testa. Nessuno ci ha ancora pensato, vero, Kuwabara? È vero, ma è successo di tutto! Che razza di fregatura! Vi sbagliate. Purtroppo nessuno può esaudire il desiderio che tutti quanti noi avremmo voluto esprimere. Di che desiderio stai parlando? Ce l'abbiamo fatta! Genkai, abbiamo vinto! Abbiamo vinto!